Bandiere bruciate e slogan davanti al consolato svedese a Istanbul fanno eco alla reazione ufficiale di Ankara. Dalla piazza alla politica, la Turchia si infiamma e condanna come vile e inaccettabile il rogo del Corano davanti alla sua ambasciata a Stoccolma da parte di un politico svedese di destra in nome della libertà d'espressione. Appena poche ore prima, Ankara aveva annullato la visita in Svezia del suo ministro della difesa, in cui Stoccolma confidava per provare a sciogliere le riserve turche sul suo ingresso nella NATO. Ad esacerbare le tensioni, il fatto che gli appelli della Turchia a fermare Paludan siano caduti nel vuoto e che la sua manifestazione sia stata comunque autorizzata. Il condizionamento del via libera turco all'ingresso svedese nella NATO, allo stop di quelle che Ankara considera tutele svedesi ai terroristi curdi, ha intanto fatto convergere Stoccolma detrattori dell'Alleanza Atlantica e sostenitori della causa curda.